Buongiorno a tutti e ben ritrovati su Corso di Pittura Pigmento. Ultimamente siete in crisi creativa? Vi sentite bloccati davanti alla vostra tela o il vostro sketchbook, sentendovi frustrati perché non riuscite ad avere un'idea per la vostra opera? Ebbene, tante volte è successo anche a me di ritrovarmi con una voglia enorme di dipingere e avere contemporaneamente un blocco creativo. Per risolvere questo intoppo, oggi vi parlerò di un modo che suggerisce Leonardo nel suo trattato della pittura. Per farvi capire meglio di cosa sto parlando, bisogna conoscere quest'uomo. Lui è stato uno psichiatra di fine Ottocento. Tranquilli, non vi voglio consigliare di andare in analisi. Quest'uomo è Hermann Rorschach, il padre del noto test psicologico utilizzato per l'indagine della personalità. Queste sono alcune delle tavole che fanno parte del test da lui ideato. A questo punto vi starete chiedendo che cosa c'entra Leonardo in tutto questo. Ebbene, l'artista è stato in buona parte un indagatore eccellente di ciò che lui definiva moti dell'animo. Anche in questo caso possiamo dire che Leonardo è stato un precursore, in quanto la sua idea era quella che la personalità e quindi anche la creatività potesse uscire per mezzo dell'interpretazione che l'individuo svolge guardando immagini equivoche. Questo approccio al disegno che Leonardo sfruttava si chiama pareidolia, cioè il fenomeno per cui la mente tende a dare un significato a una figura ambigua. Egli cercava le figure in luoghi improbabili, su di un muro scalcinato, nelle nuvole e nelle venature di marmi e pietre. In queste immagini prese dal libro di disegni di Leonardo, abbiamo disegni appena accennati, che presentano aloni sbiaditi, segni del tempo e delle muffe. In realtà queste macchie non sono dovute solo al trascorrere del tempo, ma sono macchie fatte da Leonardo proprio per sfruttare e per autoindurre la pareidolia. Osservando bene alcuni disegni del maestro, l'approccio doveva essere quasi sicuramente in questo modo. Con una grafite, della sanguigna o con del semplice inchiostro diluito, creava una macchia del tutto casuale. Adesso il trucco sta nell'osservare semplicemente le macchie sul nostro foglio e dopo un po' queste inizieranno a suggerirci delle immagini concrete. Questo consiglio può comunque sembrare un modo banale di approcciare al disegno, forse molti di voi già lo sapevano, però io devo dire che con me almeno ha funzionato ultimamente e a volte sono passato da un blocco creativo che sembrava insormontabile ad avere due o tre idee per dipingere. Insomma, un valido metodo che ho deciso di condividere con voi e che risveglia in modo semplice la nostra creatività assopita. Veramente, credetemi, si possono ottenere risultati efficaci con questo metodo che ho riscoperto nel trattato di Leonardo. Provate e, se volete, postate la vostra prova sulla pagina Facebook Corso di Pittura Pigmento. Trovate il link in descrizione. Commenteremo comunque insieme le immagini e vedremo poi se il metodo è valido anche per voi. Inoltre vi informo che nella descrizione di ogni video troverete link per acquistare i materiali che personalmente uso e che vi consiglio per dipingere. E tu cosa ne pensi? Come affronti il tuo blocco creativo?
fammelo sapere nei commenti.